a tutti e bentornati al nostro appuntamento con 10 minuti con i protagonisti della biodiversità. Oggi incontriamo Stefania Grando, una plant breeder con tantissima esperienza realizzata in tutto il mondo che è venuta a trovarci. Ciao Stefania. Ciao. Ad accompagnarci come di consueto nella chiacchierata con Stefania, Domenico Cerbino, responsabile dell'azienda Pollino dell'Alsia e Pietro Zienna. Responsabile della progettazione e sviluppo dell'agenzia. Stefania, ciao. ciao anche a voi. Stefania, tutta questa esperienza che è cominciata all'estero, in Siria, ho letto che hai lavorato tantissimo proprio ad Aleppo. Ecco, raccontaci un po'. Eh, questo, questa tua passione smisurata quasi per la biodiversità. La mia passione per la biodiversità è nata praticamente eh, già durante i miei studi all'università. Io ho, ho fatto praticamente la mia tesi di dottorato di ricerca proprio guardando eh, alla biodiversità dell'orzo, nei luoghi di origine, eh, studiando non solo l'orzo coltivato, ma anche i progenitori selvatici dell'orzo. Oggi, purtroppo, abbiamo perso molto di, questo, uh, di questa biodiversità uh, che, um, trovia, che una volta usevamo, uh, sia perché abbiamo cominciato a coltivare sempre più varietà migliorate. Uh, migliorate poi per cosa? Perché spesso magari sono migliorate per produrre di più, ma abbiamo perso molto in qualità uh, sia nutrizionali. Che in capacità di adattamento alla, per esempio ai cambiamenti climatici o a condizioni estreme. Purtroppo eh, ci troviamo con, a lavorare con spesso eh, poche specie, quindi abbiamo ridotto molto il numero di specie coltivate per eh, alimentazione, eh, abbiamo ridotto il numero di varietà. Che noi spesso utilizziamo all'interno di una stessa specie e soprattutto le varietà che coltiviamo sono tutte uguali, a, sono composte da piante che sono tutte uguali al loro interno. Quindi abbiamo perso su tutti i fronti. E questo si, si, si riflette anche sulla nostra dieta. Oggi le, la nostra dieta praticamente si è appiattita. In altre parole, mangiamo le stesse cose un po' dovunque, che siamo in Italia, che siamo negli Stati Uniti, che siamo ehm, in Germania, più o meno le cose che troviamo nei nostri piatti sono sempre le stesse. Ecco, e questo la scienza ci dice non fa bene, non fa bene a noi, ma non fa bene neanche all'ambiente. Ecco, a questo e... proposito, uh, scusami se ti interrompo, ma volevo uh, riallacciarmi un attimo proprio al lavoro che sta, si sta facendo sull'azienda Pollino, perché uh, a proposito di questa, della necessità di recuperare anche alla dieta uh, la biodiversità, c'è un lavoro che va avanti da uh, oltre 15 anni e che punta proprio al recupero delle varietà antiche. Una di queste è, eh, che, uno di questi lavori è, è quello che riguarda il pomodoro, sul quale proprio l'azienda Pollino ha incrociato l'esperienza di Stefania Grand. Um, Domenico Cervino, due battute su questo, su questo progetto. Sì, intanto eh, va detto che anche noi abbiamo recuperato una vecchia varietà di orzo, la Parmarella. Eh, l'abbiamo caratterizzata e l'abbiamo candidata come varietà da conservazione. Quindi eh, proprio recentemente abbiamo, eh, abbiamo presentato il dossier. Eh, va detto subito che eh, c'è questo lavoro di recupero di queste antiche varietà di cereali, eh, ma c'è anche questo lavoro che abbiamo iniziato sui miscugli, quindi il pomodoro, i fagioli. Recentemente abbiamo eh, avviato questa prima esperienza in Basilicata su un miscuglio dei cereali antichi della Basilicata, per cui il nostro compito è, 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 è stato quello di recuperare, studiare, caratterizzare, ma anche utilizzare questo materiale per, per diciamo, questi aspetti qualitativi attraverso i miscugli. A questo proposito Pietro Zienna, proprio su Segale e su Carosella si, sono, si stanno realizzando... Dei progetti molto interessanti, ce li racconti? Sì, no, i progetti, appunto, sono come accennava Domenico: sono partiti con il recupero di, di queste varietà, di, di questo resto, di questi due cereali, e, e, proseguiti il lavoro con la caratterizzazione. Abbiamo ancora proseguito con l'iscrizione alle varietà da conservazione, quindi i registri ministeriali. E però da lì mh, ci è sembrato opportuno andare avanti perché il miglior recupero è ritornare appunto a coltivare queste, queste antiche varietà. E abbiamo così cercato di innescare un paio di filiere, una appunto quella della carosella lucana, che è un cereale, un grano tenero, e, e un'altra appunto, proprio quella della segale, una breva che è qui è antica, eh, la segale Iermana, una breva che troviamo addirittura nei, in alcuni libri dell'Ottocento. Ed entrambi siamo riusciti a chiudere insomma, la, il, la filiera, cioè quindi il produttore. Il mulino che, che, che trasforma il, il, il cereale appunto, in farina ed i panifici che poi appunto, lo, lo, lo utilizzano. E, e proprio quest'anno, dall'anno scorso e quest'anno, abbiamo chiuso completamente il cerchio, eh, arrivando alla produzione del seme certificato. A cioè, questo punto, siamo in grado anche di fornire agli agricoltori, quindi che fanno parte della filiera, il seme certificato. Quest'anno. Sicuramente di Carosello Lucana, speriamo il prossimo anno anche di avere quello di eh, Segro Germano. Torniamo a Stefania Grando. Um, tu hai un grande, una grande esperienza nel miglioramento genetico del, delle piante eh, con particolare sensibilità agli aspetti di genere e alla, soprattutto all'adattamento delle colture ai cambiamenti climatici. Ecco che cosa sta cambiando e cosa possiamo fare per adattarci a questi cambiamenti? Uh, il problema è che oggi noi stiamo assistendo a cambiamenti uh, climatici uh, molto um, estremi, uh, quindi abbiamo bisogno di uh, colture che si possano adattare ad un clima che cambia molto velocemente. Molti uh, degli studiosi, molti degli studi sui cambiamenti climatici ci dicono che uh, sicuramente farà più caldo e sicuramente riceveremo meno acqua, quindi pioverà di meno. Meno nelle nostre zone, però, nessuno, nessun modello matematico eh, che è stato sviluppato è capace di dirci quanto meno pioverà e quanto più caldo farà in una, certa, in una certa area, in una certa zona. Per fare un miglioramento genetico, per esempio, di un cereale, diciamo può essere frumento, può essere eh, segale, può essere orzo, abbiamo bisogno di sapere oggi quello che sarà il clima, l'ambiente o l'uso di quella certa cultura fra almeno diciamo dai 7, 8, 10 anni, perché facciamo un incrocio oggi, cominciamo a fare il lavoro oggi per ottenere una nuova varietà in quell'arco di tempo. Ma come facciamo a fare questo se non sappiamo qual è il nostro target? Ed è qui che si possono instaurare tutta una serie di... Innovazioni di modi nuovi di fare miglioramento genetico e soprattutto di quello di lavorare con non più con varietà uniformi, quindi composte da un solo tipo di pianta, ma lavorare con quelli che vanno sotto il nome o di popolazioni evolutive o di miscugli. Io praticamente anziché coltivare una varietà in cui tutte le piante sono uguali l'una all'altra. Coltiviamo, eh, per esempio, abbiamo 10 varietà, queste vengono mescolate e coltiviamo quindi una mescolanza di varietà che si adattano a quel certo tipo di ambiente tutte quante e che quindi vengono coltivate insieme. Coltivare questi miscugli ci dà una garanzia eh, di poter raggiungere dei livelli di adattamento a quelle che saranno le condizioni ambientali, i cambiamenti climatici a Lungo termine, senza dover decidere oggi quale è il, la, no, la pianta che noi vogliamo coltivare, per esempio, fra dieci anni. Ecco che questo è un po' il senso del lavoro che è stato fatto con il dottor Cerbino, uh, dove uh, um, lavorando su diverse varietà locali di fagiolo uh, si è cominciato a mettere insieme, per esempio, uh, fagioli che. Uh, avevano lo stesso tempo di cottura, per cui non andavano a, uh, a toccare quel valore, uh, diciamo per il consumatore, che è importante, ma uh, facendo crescere insieme piante diverse che potevano adattarsi. Quindi, magari c'è la pianta che in un anno produce di più, la pianta che in un altro anno produce un po' di meno, però si, si supportano l'una con l'altra. La stessa cosa è stata fatta per esempio con il pomodoro e l'idea eh, penso sia quella di cominciare a lavorare con popolazioni o miscugli di pomodori locali per utilizzare al massimo questa capacità di adattamento ai cambiamenti climatici eh, del pomodoro locale che vada anche incontro a eh, un'esigenza del consumatore. Bene, grazie Stefano, sei stata... Chiarissima, il tempo purtroppo è scaduto, si chiude qui anche questo appuntamento di 10 minuti con i protagonisti della biodiversità, oggi era con noi Stefania Grando, a presto! Grazie, a presto! Ciao. Ciao.